Saluto tutti. Dunque, vorrei cominciare a parlare di una cosa che viene trascurata in questo momento. L'acqua è acqua. No, c'è acqua e acqua, ce ne sono vari tipi di acqua. Perché l'acqua minerale naturale viene bottigliata e non un'acqua qualsiasi? Lo sapete? Bene, la differenza che c'è tra un'acqua minerale naturale e altri tipi di acqua è che l'acqua minerale naturale viene ricercata e deve avere delle caratteristiche chimiche e batteriologiche particolari, che sono diverse da quelle che sono chiamate acque di sorgente, acque dell'acquedotto o acque di osmosi. Vi parlo per esempio nel Centro America e nel Sud America vanno le acque di osmosi, sono acque che vengono prelevate dai pozzi o sorgenti e vengono filtrate attraverso membrane particolari e sono acque praticamente distillate, acque che non contengono sale assolutamente, però servono a togliere la sete momentanea, non sono dal punto di vista terapeutico il non plus ultra, perché quando arrivano nello stomaco un'acqua distillata non crea certamente un benessere all'organismo. Bene, le acque minerali invece che vengono ricercate e imbottigliate, come vengono reperite nel percorso sotterraneo, vengono addotte allo stabilimento e imbottigliate. Praticamente l'acqua non deve subire alcun trattamento, deve principalmente avere la stessa composizione chimica continua, perché la composizione chimica che viene messa in etichetta alla bottiglia non può essere cambiata, quindi l'acqua che piova, che nevichi, che non piova, deve rimanere sempre con la stessa composizione chimica e dal punto di vista batteriologico deve essere perfetta, cioè non deve contenere batteri patogeni. E questo non è una cosa semplice, non crediate che si trovi questo tipo di acqua, si trova ovunque. Tutto è nato per la sorgente San Giovanni, questa che viene bottigliata da San Benedetto, è nato circa 10 anni fa in un incontro a Montecatini con le autorità comunali locali, e che nacque il progetto di vedere se le acque di deflusso del Mercure erano idonee a essere imbottigliate o meno. Cominciò lo studio e vidi che le acque che vengono fuori dal Mercure e da una sorgente laterale che era misconosciuta praticamente, oppure era deviata lateralmente senza alcuna considerazione, aveva delle caratteristiche chimiche fondamentali, una delle quali, che dovete capire e sapere, sono la presenza dei nitrati. Ricordatevi che i nitrati sono il cancro delle acque, nitrati alti. Anticamente, 40 anni fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ammetteva fino a 200 mg litro di nitrati nelle acque. Poi, con gli studi che sono stati fatti, è stato visto che i nitrati sono deleteri, perché nello stomaco, in un ambiente riducente, si trasformano in nitriti e con le proteine e la carne si trasformano in nitrosammine, e le nitrosammine sono cancerogene. Pertanto una grande quantità di nitrati nelle acque porta a degli scompensi notevoli. In questo caso i nitrati sono 1 mg litro nell'acqua San Giovanni. Pertanto è una delle acque più povere dei nitrati che esiste in Italia. Un altro fattore importante di composizione dell'acqua San Giovanni è la presenza di oligoelementi che creano nell'organismo un fattore importante di assorbimento. E inoltre, oltre ai nitrati, abbiamo un residuo fisso abbastanza basso, però non
delle, diciamo, non valori che possono pregiudicare un'acqua oligominerale come questa. Un'acqua minerale, ricordatevi, che viene studiata e viene concessa dallo Stato previo un permesso di ricerca in un'area che è circa 200 ettari e poi viene ridotta in fase di concessione e che viene protetta, cioè in quest'area non si può assolutamente far pozzi, fare discariche, far niente, perché potrebbe pregiudicare la composizione e la qualità dell'acqua. Nel caso nostro il Parco del Pollino è una cosa meravigliosa, unica. Un parco così, dove veramente c'è una salvaguardia in tutti gli aspetti, provoca un'infiltrazione delle acque piovane e un percorso sotterraneo tale, attraverso faglie, grotte, fratture, c'è di tutto, campi carreggiati, che portano queste acque a sfociare una nel Mercole e una parte dal Frino. È una piattaforma calcarea formata da dolomie, calcari olitici, eccetera, ora non entro in particolari dal punto di vista geologico, però sappiate che è un bacino immenso, tanto più che dal bilancio idrologico che viene fatto prima di qualificare un'acqua e darla in gestione per imbottigliare, si vede quanta acqua piove e quanta defluisce, no? Se il bilancio idrico è positivo, allora si può andare avanti, altrimenti è negativo. Bene, nel caso della sorgente San Giovanni, il bacino imbrifero calcolato, che era circa 25 km quadrati, ha dato un calcolo che portava alla sommatoria delle portate del Mercure e del Frida nettamente superiore a quello che era l'infiltrazione. Pertanto la conclusione è questa: il bacino idrogeologico, non imbrifero, che alimenta queste sorgenti è molto più vasto, si pensa che sia oltre 60 km quadrati. Quindi è un bacino che riguarda diciamo tutto il Parco del Pollino e che può essere veramente portato all'avanguardia e alla conoscenza di tutti. Cosa dobbiamo dire sulle acque minerali ancora? Le acque di sorgente, che vengono definite dall'ordinamento dello Stato, sono acque uguali a quelle minerali naturali, che però non hanno subito uno studio terapeutico. Infatti le acque minerali naturali che vengono imbottigliate devono subire uno studio clinico e farmacologico che portano a una qualifica dell'acqua che viene indicata in etichetta. Infatti se leggete bene l'etichetta di un'acqua minerale c'è scritto che può essere diuretica, può fare questo, può fare quest'altro, mentre un'acqua di sorgente non subisce uno studio terapeutico. Le acque delle acquedotte, differenti dall'acqua dei minerali, unicamente perché le acque delle acquedotte prelevano da pozzi, sorgenti o dighe, acque che possono cambiare di composizione continuamente, però dentro l'ambito della potabilità. Quindi sono acque potabili che cambiano di composizione, possono cambiare di composizione e vengono poi clorate, perché il cloro praticamente ammassa tutti i batteri, capito? Quindi non è che si parla di acqua, l'acqua è una sola, ce ne sono vari tipi di acque e quella minerale naturale che viene imbottigliata è la più preziosa, è quella che è più salvaguardata e che praticamente è salutare per tutti. Ringrazio e saluto tutti.